Ciao bambini, come state? Io sono Rosina e volevo darvi il benvenuto al TG del Pim Pum Pa. Voi mi direte, che cos'è il TG del Pim Pum Pa? Beh, lo scoprirete molto presto, come scoprirete la storia del soldatino del Pim Pum Pa, che è un personaggio molto coraggioso e che ben presto saprete chi è. Non è più nulla, stop. Ciao bambini! Ciao! Ciao Rosina! Ciao Scarabocchio! Ma che ci fai qui? Perché non sei nella lavagna? Sono uscita Rosina perché ho visto questa bellissima casina e ho detto come sarebbe bello stare un pochino con la mia Rosina ad ascoltare storie, le storie, i racconti. Storie? Sì, sì Rosina. Che storie? Tante storie, le storie del maestro Mario Lodi. Che ci leggeranno genitori, nonni, amici, artisti e noi staremo qua al calduccio a ascoltarle tutte quante. Ogni mese ascolteremo delle storie nuove per arrivare poi al 17 di febbraio, quando sarà la giornata del centenario del maestro Mario Lodi, e faremo una grande festa tutti insieme! Una bella festa? Sì! Una grande festa con una bellissima mostra, sai Rosina? Che bello! E nella mostra ci saranno tutte le opere e i disegni dei bambini e dei nonni e dei genitori? Sì, Rosa, la scuola elementare farà un lavoro bellissimo e allestiremo una bellissima mostra che sarà il 17 di febbraio. Però anche i giorni successivi potrete tutti quanti andare a vedere e in questa mostra ci saranno delle opere anche di nostri cari amici che hanno voluto fare un omaggio al grandissimo maestro Mario Lodi. Che bello, ma possiamo vedere queste opere e queste opere prima della mostra? Certo Rosina, perché sul nostro blog potrai andare a vedere a qualche anticipazione. Oltre a tutti i video e alla storia del famoso soldatino del Pim Pum Pam, oltre a tutti i racconti, ogni mese metteremo una delle opere che ci hanno appunto omaggiato i nostri cari amici e che potrete poi vedere dal vivo durante la mostra. Che bello! E quindi andiamo tutti sul blog, giusto? Sì, Rosa. E sul blog noi faremo anche questo TG tutte le volte, il 17 di dicembre, il 17 di gennaio, fino ad arrivare al 17 di febbraio, che ci sarà la mostra e la festa, giusto? Sì, sì. Bene, allora vi aspetto bambini il 17 di dicembre in questo blog. Ora ascoltiamo tutti insieme queste storie, subito! Ciao!